Sembrano modellini di aereo da hobbisti, in realtà si tratta di sistemi professionali per la fotografia e le riprese aeree. Una tecnologia, quella dei piccoli droni, che in tutto il mondo sta conoscendo un'ampia diffusione grazie alla semplicità di utilizzo e costi ridottissimi rispetto ad aerei ed elicotteri pilotati. Dopo il decollo vengono guidati dal computer secondo una rotta prestabilita oppure dall'operatore e utilizzano telecamere ad alta risoluzione o sensori di vario tipo per creare mappe dettagliate anche in 3D. Oltre a quelle ovvie in campo militare e di pubblica sicurezza, sono tante le applicazioni in ambito civile, a partire dalla mappatura di aree urbane, nodi stradali, ma anche di zone a rischio idrogeologico, specialmente in caso di calamità naturali, oppure la sorveglianza per la repressione dell'abusivismo edilizio o per individuare discariche non autorizzate, situazioni in cui difficilmente gli enti pubblici più piccoli hanno la possibilità di avvalersi di riprese aeree con mezzi tradizionali. Ma anche i privati possono utilizzare questi strumenti, ad esempio nell'agricoltura. Nella viticoltura è essenziale, oggi come oggi, per essere competitivi sul mercato, andare ad avere una fotografia dall'alto che permetta di riconoscere in tempo reale quelle che sono le zone da concimare, quelle che non sono da concimare, le zone da esfoliare o meno e le zone soprattutto da vendemmiare o meno. A frenare la diffusione dei droni c'è una normativa ancora lacunosa in Italia. In fondo si tratta di una novità nel panorama aeronautico nazionale. L'ENAC sta mettendo a punto una normativa apposita, attesa per la fine dell'anno.